SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Un odore nauseabondo e poi la macabra scoperta. In un canale di scoro di San Giovanni Marignano nelle Riminese è stato rinvenuto venerdì un cadavere, forse di un giovane. Nessuna pista viene esclusa dagli inquirenti, nemmeno quella dell'omicidio. Sarà processato con rito abbreviato e con l'accusa di omicidio, occultamento di cadavere, Costante Alessandri, marito di Manuela Teverini, scomparsa 18 anni fa a Cesena. A chiedere la riapertura delle indagini, la figlia della coppia che all'epoca dei fatti aveva 4 anni. Non è pensabile di mettere in pericolo i bambini immunodepressi e questa è la posizione espressa dopo un lungo silenzio dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Versari sul tema dei vaccini quando manca poco alla prima campanella. Ben vengano i controlli dei NAS sulle certificazioni delle famiglie, ha detto. Minore produzione e inevitabile aumento dei prezzi per la frutta estiva romagnola. Per il territorio di Forlì-Cesena, dannoso il maltempo primaverile. Pesche e nettarine costano mediamente il 70% in più rispetto all'anno scorso. Un'opera attesa da decenni e che potrebbe essere realizzata a partire dal 2020. La circonvallazione di Castel Bolognese vuole alleggerire il traffico sulla via Emilia. ANAS è pronta a mettere in campo 35 milioni di euro. Basket, il primo derby stagionale tra Unieuro Forlì e ora Siravenna, se lo sono aggiudicati i biancorossi. A fare la differenza ci ha pensato un canestro nel finale di gara di Danilo Donzelli, protagonista poi anche di una stoppata decisiva. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Mirko Paganelli. A voi tutti ben trovati con il telegiornale di Teleromagna Tele24. Partiamo dalla cronaca e dal territorio riminese perché nella giornata di venerdì dei passanti colpiti da un odore nauseabondo hanno fatto una macabra scoperta, quella di un cadavere in un canale di scolo a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini appunto. È un cadavere forse di un giovane, gli inquirenti stanno indagando e non escludono nessuna pista, nemmeno quella di omicidio. Una scena da film horror, così è stata definita da uno dei passanti che venerdì, attorno alle 16, durante una passeggiata pomeridiana e incuriosito da un forte odore nauseabondo, ha scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Passato lo shock iniziale, sono stati allertati i carabinieri di Riccione, giunti immediatamente sul posto. I resti erano nel canale di scolo, profondo poco più di mezzo metro, al lato di una strada stretta e asfaltata, tra le campagne di San Giovanni Marignano, nel Riminese. Non è ancora possibile stabilire con esattezza la causa della morte, né il sesso del cadavere, visto il suo stato. Quello che rimane, infatti, è un corpo quasi mummificato, con le costole a vista. Era torso nudo, con solo un paio di pantaloncini rossi addosso e privo di scarpe. Si pensa possa essere rimasto in quel luogo per qualche settimana e che il caldo e l'umidità del periodo abbiano accelerato la decomposizione. Il sostituto procuratore, Paolo Gengarelli, avvertito del ritrovamento, ha immediatamente disposto l'autopsia, che verrà eseguita al più presto. Gli investigatori dell'arma al momento non escludono alcuna pista, neanche l'omicidio. Nonostante ciò, qualcuno ha avanzato l'ipotesi che si potesse trattare di un uomo giovane, probabilmente un immigrato di origine africana. Alla fine, sul luogo del ritrovamento è stata sparsa la calce viva per cancellare l'odore di decomposizione, anche se non cancellerà dalla memoria dei passanti l'immagine di quanto ritrovato. E passiamo ora alla cronaca dalle strade. Venerdì
di sangue perché è deceduto il conducente del camion che si è schiantato contro un pilone di un ponte della A13 nel primo pomeriggio di ieri tra le uscite Interporto e Arcoveggio nel bolognese. Sono ancora da accertare i motivi dello schianto, ma sembra si possa trattare di una distrazione del 56enne alla guida. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polstrada che hanno bloccato il traffico e poi vigili del fuoco e soccorsi del 118, ma per la vittima dello scontro non c'è stato nulla da fare. Vista la tossicità degli acidi, i pompieri hanno agito con maschere di sicurezza e hanno interdetto il traffico per poi aprire dei varchi in modo da fare rientrare gli automobilisti senza passare per la zona interessata dai gas. E rimaniamo sulle strade, questa volta nel Ravennate, perché erano circa le 13 di ieri quando tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente che si è verificato in una frazione di Brisighella. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto dai mezzi i feriti e poi anche gli agenti della polizia municipale che, oltre ad aver regolato il traffico, hanno anche effettuato tutti i rilievi di rito per stabilire la dinamica dello scontro. Il 49enne a bordo della Panda è stato stabilizzato sul posto del soccorritore per poi essere trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre il 75enne è stato condotto all'ospedale di Faenza e il terzo conducente 40enne è rimasto illeso. Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria legata alla scomparsa di Manuela Teverini 18 anni fa da Cesena, dalla sua abitazione. Ebbene, il marito Costante Alessandri sarà processato con rito abbreviato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. A chiedere la riapertura delle indagini la figlia della coppia, che all'epoca dei fatti aveva 4 anni. La difesa ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Costante Alessandri sarà quindi imputato nel processo che lo vede accusato dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere della moglie Manuela Teverini, scomparsa dalla sua abitazione di Cesena nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2000. L'avvocato dell'uomo ha chiesto di utilizzare una forma processuale che permette, in caso di condanna, di ottenere uno sconto di pena pari a un terzo e soprattutto di valutare le accuse allo stato degli atti. Ciò significa che non sarà possibile fare approfondimenti sulla vicenda, aggiungendo elementi di prova al faldone in mano al GUP Giorgio Di Giorgio, giudice che sarà chiamato a decidere sulla colpevolezza di Alessandri verosimilmente nel gennaio prossimo, dopo le due udienze che vedranno protagonisti PM, parti civili e difesa. Un'inchiesta per le stesse accuse a carico di Alessandri era già stata aperta ma archiviata. Una nuova indagine è stata avviata negli ultimi anni dalla squadra mobile di Forlì. A chiedere a gran voce la riapertura del caso è stata la figlia dei coniugi, che aveva solo 4 anni quando la madre scomparve improvvisamente da casa e che si è costituita parte civile nel procedimento contro il padre. Il cadavere di Manuela Teverini non è mai stato trovato. Gli agenti hanno cercato elementi utili in diversi terreni utilizzando georadar e cani molecolari. Insieme ai risultati delle ricerche sono stati depositati alcuni video audio prodotti da Alessandri in cui parla della sua verità sulla scomparsa della moglie. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe agito perché la donna minacciava di andarsene con i risparmi e con la figlioletta nel pieno di una crisi matrimoniale. Non è pensabile mettere a rischio i bambini immunodepressi. Questa è la posizione, dopo un lungo silenzio, del direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Versari sul tema dei vaccini a poco dalla prima campanella di lunedì. Ben vengano i controlli dei NAS sulle certificazioni delle famiglie e quanto ha detto Versari, il servizio. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, anche in Emilia-Romagna, a tenere banco sono i vaccini, le decisioni del Parlamento sulla loro obbligatorietà e i dubbi sulle autocertificazioni che le famiglie devono presentare. Anche il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Stefano Versari, ha deciso di parlarne, dopo un lungo silenzio al riguardo. Lo fa soprattutto con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei più piccoli e in particolare di quei bambini che non possono essere vaccinati per un grave stato di salute, il cui numero, spiega, è più alto di quello che si pensi. Per i dati che noi abbiamo in Emilia-Romagna sono superiori i bambini immunodepressi rispetto ai bambini le cui famiglie scelgono di non vaccinarli. Quindi non è pensabile, ma anche fossero pari o anche fossero di meno, ma non è pensabile mettere a rischio la vita di bambini immunodepressi in nome di un astratto principio di libertà. I principi di libertà valgono fin tanto che non interferiscono con la libertà di vivere degli altri. Benvenga dunque, secondo Versari, il lavoro che i carabinieri del NAS stanno svolgendo in questi giorni anche nelle scuole emiliano-romagnole.
I NAS stanno semplicemente acquisendo le dichiarazioni di quelle poche famiglie che hanno attestato di avere già effettuato i vaccini e stanno incrociando queste dichiarazioni con gli archivi delle ASL. Punto. E il direttore dell'USR non è preoccupato nemmeno dei dietrofronte della maggioranza parlamentare e di una normativa che in materia non può ancora considerarsi definitiva. Il Parlamento può decidere due strade: uno, che ci sia l'autocertificazione; due, che non ci sia l'autocertificazione. Se c'è l'autocertificazione, cioè uno dichiara di aver già sottoposto i bambini al vaccino, questa autocertificazione viene sottoposta a verifica immediata dall'ASL e, se uno ha dichiarato il falso, reato penale. Se invece non ci sarà l'autocertificazione, significa che tutti dovranno presentare immediatamente la dichiarazione di avvenuta vaccinazione. Tutto qui. Un aumento dei prezzi attorno al 70% per quanto riguarda pesche e nettarine prodotte nel territorio di Forlì e Cesena quest'anno rispetto all'anno scorso, una minore produzione di frutta in generale in tutta la Romagna e dunque un conseguente aumento dei prezzi. In particolar modo il territorio di Forlì e Cesena è stato segnato dal maltempo primaverile. Facciamo il punto sull'andamento di questo settore nel servizio. Quella che ci stiamo lasciando alle spalle è una stagione estiva caratterizzata da una minor produzione della frutta e dall'inevitabile aumento dei prezzi rispetto agli anni passati. A evidenziare questo andamento sono i dati rilevati dalla Camera di Commercio della Romagna. Importante anche il ruolo della Commissione Prezzi, che ha l'obiettivo di monitorare, durante tutto il periodo dell'anno, le quotazioni dei prodotti agricoli, informazioni fondamentali per la trasparenza del mercato. In provincia di Forlì-Cesena la carenza produttiva è stata provocata principalmente dalle condizioni meteorologiche che nel periodo primaverile hanno causato importanti danni, in particolare alle coltivazioni di pesche e susine. La produzione è risultata sì in diminuzione, ma la buona pezzatura ha fatto registrare prezzi più elevati. Per le pesche gialle si parla di un incremento del 67,7%, mentre per le nettarine del 73,5%. Aumentano anche le quotazioni medie che riguardano albicocche e susine, facendo registrare per le prime un più 48,1%, mentre per le seconde un più 21,7%. Tornando a pesche nettarine, è importante precisare come il territorio sia fortemente specializzato in queste coltivazioni, nonostante da alcuni anni superfici, quantità e valore siano in diminuzione. Dagli ultimi dati si registra infatti un calo della superficie agricola, scesa del 17,7% dal 2016 al 2017. La Commissione Prezzi evidenzia poi come negli ultimi tempi ci sia stata una selezione importante che ha costretto ad abbattere i frutteti, vedendo restare quella che è considerata l'eccellenza. E il maltempo si è fatto sentire anche ieri in Romagna, lo vediamo in queste immagini, infatti ieri sera un nubifragio si è abbattuto in diverse zone della Romagna, in particolar modo a Forlì, dove la pioggia ha allagato le strade creando non pochi disagi per la circolazione. Lo vediamo in queste immagini. L'apice del temporale si è raggiunto attorno alle 20:30, quando pioggia e vento hanno addirittura fatto crollare la tettoia in cemento di un distributore di benzina posto lungo via Firenze. I piloni della struttura hanno ceduto, facendo inclinare il tetto verticalmente senza però farlo cadere a terra. E questo è il motivo per cui nessuno è rimasto ferito, nonostante, stando alle prime informazioni, sia stata colpita un'auto con due persone a bordo. Ovviamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area con delle transenne in attesa di effettuare i veri e propri lavori di ripristino. E di lavori se ne attendono a Castel Bolognese per quanto riguarda la circonvalazione. Sembra infatti che il progetto possa essere cantierabile dal 2020 per alleggerire il traffico sulla via Emilia, e ANAS metterà in campo 35 milioni di euro. Vediamo tutto nel servizio. Un nuovo tassello per la creazione della circonvallazione di Castel Bolognese è stato aggiunto. Un'opera attesa da decenni che nelle previsioni dovrebbe permettere all'ANAS dal 2020 di iniziare il cantiere da 35 milioni di euro, risolvendo così la questione del traffico sulla via Emilia. Abbiamo approvato all'unanimità quest'ordine del giorno, che è un documento politico che impegna tutti i consiglieri a portare avanti nei prossimi mesi, nella maniera più veloce possibile, l'iter per la realizzazione della circonvallazione.
È un momento fondamentale perché arriva alla fine della progettazione definitiva, dopo che lo scorso anno il Ministero dei Trasporti tramite il CIPE ha finanziato l'opera e quindi ANAS adesso ha disponibilità di poter rendere cantierabile al 2020 quest'opera che, ricordiamo, è attesa da oltre 20 anni da tutta la comunità. L'opera è lunga circa 5 chilometri, venendo da Faenza prima delle cupole si può svoltare a destra e ci si ricongiunge al sottopasso che è stato realizzato 5 anni fa da Rete Ferroviaria Italiana, dopodiché si svolta verso Imola dopo il passaggio, quindi dopo la ferrovia, e grazie ad un sovrappasso in maniera parallela alla ferrovia si arriva alla rotonda nuova che dovrà essere costruita sulla strada Borello, per poi ricongiungersi invece alla rotonda della Borello già esistente. E ci spostiamo poco più in là perché la chiesa di Sasso Morelli a Imola ospiterà fino al 9 settembre la 25esima edizione del percorso Segni e Immagini della Devozione Popolare organizzata dalla cooperativa CLAI. È stata inaugurata a Sasso Morelli la 25esima edizione della mostra dedicata ai segni e immagini della devozione popolare organizzata dalla cooperativa CLAI con il patrocinio della diocesi e la collaborazione del comune della città di Imola. Il percorso quest'anno presenta maioliche decorate a carattere floreale, databili dalla prima metà del Settecento alla fine dell'Ottocento, raccolte in un viaggio che lega cultura, tradizione e religiosità, intitolato Giardini dell'Anima, simboli di fiori in tavola nell'arte sacra. Una mostra dedicata alle radici del nostro territorio, alla tradizione cristiana che marcatamente segna questo luogo e ai valori che sono stati originari, ispiratori della cooperativa. Oggi il tema che affrontiamo mette in luce sia l'aspetto religioso sia l'aspetto del convivio, perciò la tavola, un luogo di unione tra le persone, un luogo dove il cibo è segno della religiosità di un popolo. Il tema di quest'anno è Giardini dell'Anima, la simbologia dei fiori nell'arte sacra e nell'arredo della tavola, con la grande tradizione delle manifatture faentine imolesi. È una grande tradizione che rappresenta i fiori in una moltitudine di colori, in una moltitudine di esempi, legati nell'arte sacra alla simbologia religiosa più profonda e più autentica. Una grande valorizzazione comunque del patrimonio artistico-culturale della nostra Imola, ma anche della vicina Faenza, che fa riscoprire insomma qui agli imolesi, qui presenti oggi a Sasso Morelli, questa grande eccellenza. Quindi io ringrazio la CLAI sempre per queste proposte sempre innovative e di ricerca che propongono questo tipo di arte. E in questo weekend a Misano Adriatico c'è la MotoGP che attira sì tante persone, ma anche il fenomeno del bagarinaggio e della vendita di merce contraffatte. Sono state una cinquantina le persone controllate con 18 verbali dalla Guardia di Finanza di Rimini in un intervento per disincentivare appunto questo fenomeno al MotoGP in vista delle prove di oggi e delle gare di domani all'autodromo Marco Simoncelli. Sono stati sequestrati 100 gadget contraffatti con il marchio VR46 e 6 biglietti per l'ingresso alla gara che avevano un prezzo maggiorato. Ed è tutto per quanto riguarda le notizie, adesso andiamo a dare uno sguardo al nostro territorio con altre notizie in breve. Forlì, vandali nella notte a Galeata. Nella mattinata di sabato sono state trovate due panchine di sasso del centro storico letteralmente distrutte. Non ci sono parole, anzi sì, una, delinquenti, loro e chi li copre, ha commentato il sindaco Elisadeo. Rimini, grave incidente a San Salvador a Torre Pedrera, una sessantenne in sella ad una bici nella mattinata di sabato, è stata centrata da un camioncino per la raccolta dei rifiuti ed è rovinata sull'asfalto. La donna è stata trasportata con il codice di massima gravità agli infermi. Forlì, scoperta nella frazione di Malmissole un'officina meccanica abusiva. Il titolare è un 72enne forlivese già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato multato con una sanzione di svariate migliaia di euro, sequestrata tutta l'attrezzatura.
Cesena, migliori in vista per la palazzina di edilizia residenziale pubblica situata in piazza Don Augusto Vaienti. Nei giorni scorsi la Giunta ha dato il via libera al progetto di manutenzione straordinaria dello stabile. I lavori saranno seguiti da Acer. E adesso la linea ad Andrea Zanzi con lo sport. Grazie Mirko e bentrovati su TR24 Sport. Il basket in primo piano e la semifinale del Memorial Seganti, che è andata in archivio col successo di Forlì su Ravenna grazie a una doppia prodezza di Donzelli. Biancorossi che ora sfideranno in finale l'Andrea Costa Imola vittoriosa su Lugo. Sentiamo. Un sottomano su rimessa di Giachetti, poi anche una stoppata su Smith. È Daniel Donzelli l'eroe del primo derby stagionale tra Unieuro Forlì e ora si Ravenna, quello vinto dai biancorossi per 78-77. In mezzo tanto Johnson, ben 22 punti per l'esterno di Forlì, sempre più a suo agio negli schemi di coach Valli, mentre a Ravenna non è bastata una gran rimonta nel quarto quarto per risalire da almeno 10, prima del colpo del KO di Donzelli. Giorgio Valli può essere soddisfatto. Diciamo una partita a due aspetti, il primo tempo un po' disattenti in difesa perché pensavamo solo a essere bravi e belli in attacco, che ci siamo anche riusciti per tanti minuti del primo tempo, però noi dobbiamo partire dalla difesa e quindi quello che mi conforta è che invece nel secondo tempo abbiamo concesso poco più di 30 punti e alla fine anche lucidità nelle giocate finali. Una piccola beffa per Andrea Mazzon, ma anche la consapevolezza che Ravenna prosegue nel suo processo di crescita. Io per assurdo direi che nel primo tempo, sebbene fossimo avanti, abbiamo fatto gli errori più gravi, perché di concentrazione, poi nel secondo di energia, di voglia, però gli errori che ci hanno costato la partita secondo me sono del primo quarto. È ovvio che Jurkatan, Rubini, questi ragazzi devono abituarsi a questo tipo di livello in cui stiamo giocando, ma è una cosa positiva, insomma, cioè stiamo sviluppando dei giocatori, siamo orgogliosi di quello che stanno facendo. Epilogo inatteso per i campionati italiani di beach volley. ASPMI, a prevalere infatti nel tricolore dedicato alle polizie municipali d'Italia, è stata la coppia veneta composta da Lazzarini e Cavalieri. Trionfa Venezia. I campionati italiani ASPMI hanno riservato una grande sorpresa nell'atto conclusivo con il successo dei veneti Lazzarini e Cavalieri, che si sono imposti ai danni della coppia romagnola composta da Venturini e Ortolani, favorita della vigilia nella prova disputatasi al Fantini Club di Cervia. Non è mai facile battere i campioni in carica. No, assolutamente. E ce n'è voluta. Parecchio, soprattutto contro Luca, che insomma sappiamo che gioca a serie anche molto più alte delle nostre. E tecnicamente è superiore a noi, però alla fine dai, siamo riusciti bene o male in qualche modo. Oggi avete dimostrato, almeno oggi, di essere superiori. No, superiori no. Ci abbiamo messo il massimo, avevamo dei bravi avversari molto forti e ci siamo divertiti tanto. È stata una gran bella partita, avete perso con l'onore delle armi. Sì, è stato un bellissimo match, tirato punto a punto, loro hanno sbagliato meno di noi, ce l'abbiamo comunque messa tutta e stando così le cose si sono sicuramente meritati loro il titolo ad oggi. Abbiamo comunque dato il massimo di tutto quello che potevamo. E certo, anche perché avete venduto comunque caro la pelle. Sì, ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo provato a forzare la battuta, abbiamo provato a attaccare forte, a far solo pallette, abbiamo provato di tutto, però loro oggi erano proprio in giornata. Le ultime gare all'ippodromo di Cesena hanno segnato la chiusura ufficiale della stagione al Savio. Scopriamo allora come sono andate a finire nel servizio. Con l'ultimo pomeriggio di ieri si è conclusa la lunga stagione 2018 dell'ippodromo del Savio. 31 convegni vissuti al massimo dell'intensità, con lampi di spettacolo autentico, regalati dalle esaltanti vittorie di Uragano Trebine e Riccardo Grassi in 1:11:07, record della corsa e misura di valore internazionale, e del campioncino Very Joy nel città di Cesena in programma di inizio agosto. Resterà poi negli annali l'esultanza di Alessandro Gocciadoro per la prima volta in vetta al podio nel Super Frustino, mentre rimarrà scolpito
colpita per sempre l'apoteosi del campionato europeo con il driver Emiliano ed il suo Arasi Boco, dominatori del Resoff alla siderale media di 1.10.3, record della pista polverizzato e nuovo limite europeo in pista da 800 metri. Il bilancio, infine, non può prescindere dalle 13 serate abbinate alla Triscon Quarteco Internazionale, l'ultima delle quali era programmata proprio ieri. Pubblico e gioco hanno caratterizzato la giornata, con la Trisca è andata a Semon Foto SM guidato da Gennaro Pacileo. Nell'ordine si sono poi classificati Tacamande Seiu, Lena del Rio, Uno del Duomo e Ultra Baby Font. E per chiudere veramente in bellezza, la Trisca ha pagato 2.534 euro, la Quartè 5.396 euro, mentre il Quintè non ha avuto vincitori. E ora il Circo del Trotto si sposta a Bologna per la stagione invernale. È tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione. Arrivederci. In arrivo sole e caldo, allora andiamo a vedere tutti i dettagli del meteo con Andrea Raggini. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. L'alta pressione sta per tornare protagonista in Emilia-Romagna. Infatti, a partire dalla giornata di domani, quindi domenica, avremo un tempo stabile e soleggiato almeno per i prossimi 5-6 giorni. Infatti, una potente figura di alta pressione si instaurerà e aumenterà la sua potenza nei prossimi giorni nel Mediterraneo e quindi su quasi tutta Italia sarà il sole a prevalere. La giornata di domenica vedrà cieli sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento al primo mattino sulle basse pianure e nel pomeriggio sulle vette più alte dell'Appennino. Per quanto riguarda le temperature minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi, valori massimi intorno ai 25-30 gradi, valori in aumento ad inizio settimana. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Andiamo a rivedere insieme le principali notizie di oggi. Un odore nauseabondo e poi la macabra scoperta. In un canale di scoro di San Giovanni Marignano nella Riminese è stato rinvenuto venerdì un cadavere, forse di un giovane. Nessuna pista viene esclusa dagli inquirenti, nemmeno quella dell'omicidio. Sarà processato con rito abbreviato e con l'accusa di omicidio, occultamento di cadavere, Costante Alessandri, marito di Manuela Teverini, scomparsa 18 anni fa a Cesena. A chiedere la riapertura delle indagini, la figlia della coppia che all'epoca dei fatti aveva 4 anni. Non è pensabile di mettere in pericolo i bambini immunodepressi e questa è la posizione espressa dopo un lungo silenzio dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Versali sul tema dei vaccini quando manca poco alla prima campanella. Ben vengano i controlli dei NAS sulle certificazioni delle famiglie, ha detto. Minore produzione e inevitabile aumento dei prezzi per la frutta estiva romagnola. Per il territorio di Forlì-Cesena, dannoso il maltempo primaverile. Pesche e nettarine costano mediamente il 70% in più rispetto all'anno scorso. Un'opera attesa da decenni e che potrebbe essere realizzata a partire dal 2020. La circonvallazione di Castel Bolognese vuole alleggerire il traffico sulla via Emilia. ANAS è pronta a mettere in campo 35 milioni di euro. Basket, il primo derby stagionale tra Unieuro Forlì e ora Siravenna, se lo sono aggiudicati i biancorossi. A fare la differenza ci ha pensato un canestro nel finale di gara di Danilo Donzelli, protagonista poi anche di una stoppata decisiva. E per questa edizione del telegiornale è tutto, vi ricordo che sul nostro portale tr24.it, sulla nostra pagina Facebook, trovate come sempre tutte le ultime notizie dal nostro territorio ed anche il modo migliore per rimanere in contatto con noi. Vi saluto e vi auguro un buon weekend. Infotech, il partner HP Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.
SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.